This is heaven. Eccoci tornati ragazzi, siamo arrivati al mese di aprile per quella che probabilmente sarà l'ultima parte di questa stagione, l'ultimo episodio, una stagione che è stata veramente intensa, non meno delle altre, e che ci ha portati adesso a fine aprile in una ottima posizione di classifica dopo una bellissima vittoria con l'Inter a San Siro. Andiamo a vedere la classifica perché sarà importante capire quanto dista il nostro Como dalle altre. Abbiamo un bellissimo più 8 dal Bologna che è settimo, siamo a meno 2 dall'Inter che è quarta, quindi abbiamo ancora la Champions molto vicina e abbiamo invece il settimo posto bello distante. Io devo dire che dopo la scorsa stagione che ci ha visti arrivare a metà classifica, arrivare addirittura in Champions, mi sembra un po' troppo, però ma non tanto un po' troppo per il realismo anche, ma soprattutto perché l'anno prossimo ci metterebbero realmente in difficoltà. Vedo invece molto bene il nostro Como in una Europa League o mal che vada in una Conference League, perché secondo me, a parte che sarebbe già quello un risultato talmente storico da poter chiudere lì la carriera, ma sarebbe per andare avanti anche divertente vedere il Como affrontare squadre di livello simile, no? E vedere dove possiamo arrivare anche in una Coppa Europea. Io ve l'ho detto che anche per ragioni di tempo, ma soprattutto per ragioni di realismo, sarà molto difficile vedere questo Como vincere il triplete, ok? Visto che, voglio dire, anche squadre molto forti e blasonate ci mettono davvero tanti anni a vincere uno scudetto, e quindi non capisco perché una carriera iniziata col Como deve per forza finire con lo scudetto o quant'altro. Noi finiremo quando avremo raggiunto quello che per noi sarà il, diciamo, il fine che avevamo posto all'inizio. Cioè noi volevamo prendere Como, farlo arrivare in A e farlo crescere con tanti giovani, con un progetto fresco che seguisse un po' il mood della società attuale del Como, e magari, perché no, anche arrivare in Europa. Poi vinciamo una Coppa Italia, clamoroso. Vinciamo una Conference League, un Europa League, sarebbe già assurdo. Champions e Scudetto, lasciamoli a altri tipi di carriere. Quindi questo è un po' un avvertimento, nel senso che capiremo poi quando sarà il momento di dire basta. Io vedo sicuramente un futuro nella prossima stagione per questo Como, non finirei adesso, però non faremo 15 anni di carriera né inizieremo a comprare giocatori irrealistici per arrivare per forza allo scudetto. Questo giusto per completare un po' la nostra osservazione. Quindi siamo sesti e mi piace molto quest'anno come posizione. Adesso abbiamo il Sassuolo, però alla luce anche della classifica siamo a più 8 e alla luce del calendario io direi che possiamo riscaldarci questa volta partendo da il tiepido e arrivando alle temperature più calde, e quindi iniziando con una bella simulata e poi passando per Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Fiorentina, 5 partitone per vedere se questo Como riuscirà in queste 5 partite a fare abbastanza punti per andare in Europa. Questo sarebbe sicuramente un'ottima chiusura di stagione. Io direi che la formazione mi sembra già corretta così, non la toccherei. Allora io vi dico una cosa, ultimamente Frustalupi mi ha un po' deluso, quindi andrei o di simulata veloce o di calendario. L'ultima volta calendario non bene, io forse qua andrei di simulata veloce, però ragazzi Sassuolo è una squadra fortissima, quindi simulata veloce, dai. 1-3, segna Moro dalla panchina, segna Grönbeck e segna l'evanescente. 1-3, andiamo avanti molto molto bene, così abbiamo rotto il ghiaccio con una bella vittoria e ora grandi big match per goderci questo finale di stagione, che sicuramente dal punto di vista dei risultati è stata la stagione secondo me anche che ci ha dato più soddisfazioni, no? Teniamo questa squadra, io direi di andare in casa con il Napoli. Con il Napoli abbiamo sempre avuto delle sfide incredibili, ricchissime di emozioni, di gol, di stravolgimenti, di cambi di risultato, quindi prepariamoci al peggio e al meglio anche. Gioca Bernabé, ok, allora partiamo 0-1, vediamo se riusciamo a ribaltarla, perché partiamo 0-1, loro hanno anche Orsolini, Lukaku, Jota, Bernabé, Ira, Zambo, Anguissa, Rahmani, Incapié, Maguire, Wendell, Garcia. Non una squadra meravigliosa, il Napoli della realtà è più forte, e quindi capisco perché sia lì a pari merito con noi in classifica. Vediamo se riusciamo addirittura a superare il Napoli, eh? Sarebbe qualcosa di veramente clamoroso. Andiamo in campo. Quelli che dicono che non sappiamo fare niente. Occhio!
No! Fuori! Lukaku sbaglia un gol a porta vuota. Incredibile. Incredibile il miracolo sulla linea di porta di Maga. Guardate qua. Non è il fuorigioco qua il problema. Qua botta sicura Jota. Becca il corpo di Maga che riesce a salvare il risultato. Subito pericoloso il Napoli. Ottima la difesa del Como con un grande sacrificio del terzino portoghese. Jackson. Il tiro. Mi piace che inizia a fare questi terra area. Terra aria. Rizzo, io so che lo metti. Fuori di poco. Bravi, infatti arriva l'applauso dalla panchina. Andare nel percorso, via. Qua ragazzi la vinciamo coi terzini, eh. Dentro Jackson. Il tiro, gol. 1-0 per il Como, 22esimo minuto. Incredibile, anche con Napoli non ha paura questo Como. E fa un grandissimo gol con Nico Jackson, che dopo 6 mesi in cui ha carburato, adesso sembra veramente un piccolo Osimhen, un giocatore strepitoso. E qua si è visto, grandissimo Jackson. Dentro. Sì. Mamma mia. Grönbeck, vieni qua, fatti abbracciare. Ti voglio bene. Che giocatore questo Como, che ha trovato in Grönbeck fin dalla Serie B l'unico veramente a continuare a tenere alto il livello nonostante i cambi di categoria. Mamma mia, calcio con la U qua. Occhio, Lukaku. 2-1. Rizzo, una stella è nata ed è sul Sinigaglia oggi. Rizzo, 3-1. Tra i due rami del lago. Occhio ragazzi che arriva uno dei gol tanti del Napoli. Gol. Gol del Napoli, 3-2. Dentro per Evander. E arriva il gol. 4-2, Nico Jackson. Il Como continua a fare gol e a tenere il distacco di 2 gol dai partenopei, ma sono partite ragazzi tennistiche, guardatele come vedete Wimbledon, eh? È un discorso a sé questa partita, lo sapete. Guardate! Jackson, evanescente, Ferrari, arriva il gol, gol! Nico Jackson ancora, 5-2! Vicini al primo set in questa bellissima giornata qua al circolo tennistico di Como. Allora, Jackson esce con ovviamente gli applausi, entra Nemet perché ha la faccina un po' più triste. Poi io direi di... ma cambiamo anche tutto l'attacco, mettiamo Juvara... cioè, dopo una partita così, con tutti questi gol, che bello è fare il triplo cambio, escono tutti e tre gli attaccanti con la standing ovation. Dai, Martinelli, Nemet, Juvara. Poi mettere anche Rossi, chiaramente giovane italiano della nostra primavera. Occhio a Lukaku. Il tiro Lolli e Benji. Così te l'ha disinnescato Colli. Arrabbiati pure. Fischio finale 5-2 ragazzi. Ormai risultati tennistici. Ma perché è saltato il banco ragazzi. 5-2. Ottima prestazione. Nel frattempo la Roma vince 4-1. La Juve 3-1. Cioè tutti i risultati un po' così. Vabbè, siamo quarti ragazzi. L'Inter deve vincere per andare a pari merito con noi. Stiamo facendo una stagione folle. Allora, Como Milan, quinta contro terza. Siamo ancora sotto, dietro all'Inter, abbiamo fatto 20 vittorie, meno di noi solo la Juve. Abbiamo il miglior attacco insieme alla Juve, la difesa lascia un po' più desiderare. Ormai è Europa League sicura, ragazzi, siamo a più 8 dal Bologna. E quante gare mancano? Dovremmo perderne 3 e il Bologna vincerne 3. Vi dico la verità, per come si sta mettendo adesso andrei di simulate lente fino a fine stagione. Poi capirò l'anno prossimo cosa fare, se sistemare le sliders. Però siamo anche arrivati a fine carriera, adesso ci sta anche che Como sia forte. Perché se no non si vince mai. Cioè non è che il realismo vuol dire perdere. Se no non vinciamo mai. Non finisco mai le carriere. Faccio un cambio solo, metto Moro che è un po' più difensivo. Loro hanno Jonathan David, Leao, Raspadori, Salemaker. Cioè il Milan con una bellissima difesa che è Gabbia Tio, con Verman terzino, questa sì che è una bestemmia, e Dest, Pobega, Tonali in mezzo al campo, Raspadiarare che ha appena segnato sicuro, no? Ha segnato David di Michelangelo. Eccola là. Il motivo per cui non simuliamo mai. Infortunio leggero di Jackson. Però leggero, dai. Leggero vuol dire che siamo sotto i 9 mesi. Sliders inutili, perché ho messo la probabilità di infortunio, l'ho messa al 20%. Si infortuniano ancora tutti. Boh. Allora, più tiri loro. Stanno vincendo 1-0. Vediamo come cambia il secondo tempo. Io personalmente rimarrei con Jackson, che sennò me lo danno infortunato. 2-0 Milan, Raspadori. Ok, quindi almeno in questa simulata c'è stato un pochino più di realismo, no?
Però vediamo, io direi comunque di monitorarle sempre, no? Le simulate, di monitorarle perché comunque dobbiamo capire chi gioca, come performa, che cambi fare, li vogliamo fare noi a mano. Però stavolta va bene, accettiamo la sconfitta, la prossima magari proviamo anche a subentrare se va così. 2-0 vince la Juve, che qua ormai va a vincere lo scudetto in questa nostra carriera. Vediamo la classifica, siamo quinti e se Napoli vince va a meno 1. Capite che così com'è quasi siamo contenti se non vinciamo. Allora, salta e gioca. Loro sono anche stanchi, noi invece mettiamo un riposato Nemeth. Questa volta vado con Ferrari che per le simulate è molto meglio. Qua ritorna Ugrinic. Qua mettiamo comunque Moro. Io proverei a mettere Ioannou. Dai, povero Ioannou, una gliela farei fare. Voglio vedere più che altro cosa fa il nostro Como anche quando non ci siamo noi. Perché quando si va avanti nella carriera si simula un po' di più, è normale, no? E il fatto è che ogni volta che simuliamo qua va così, a me non va bene. Diamo la squadra in mano a Frustalupi, ce la tratta di merda. A sto punto scendo in campo, però mi sono rotto le scatole. Però non ci siamo, c'è troppo distacco. Ah no, ma devono. Ah, ma devono! Ok, tutto. A posto, andiamo in simulata. No, 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 ho visto il tocco sbagliato del difensore. Perfetto, andiamo in simulata. Mamma mia, ragazzi, sono entrato. Mi è sembrato di vedere veramente un combattimento fra galli. Proviamo a vedere se il gioco reagisce bene a un 4-2-4. Magari mettendo dentro proprio Jackson di rientro dall'infortunio. 2-1, Nemeth, bravo Nemmio, la nemesi sacra in questo gol. Andiamo avanti. Molto forte l'Atalanta in difesa, 70esimo. Mettiamo, io direi, Juvara, Rogers. E però dentro Evander e Ugrinic sono meglio. Dai, fate una doppietta di Nemeth, voglio. Gol! Juvara, 2-2. Fischio finale. Ragazzi, pareggio, quello che volevo. L'Inter perde con la Roma. Oh, signore. Ci siamo. Classifica. Quinti a meno 2. Più 2 dal Napoli. Ragazzi, siamo lì, eh. Forse non servirà neanche giocare. Mancano Lazio e Fiorentina. Allora, simulo con la Lazio e gioco l'ultima. Ma proprio simulo da calendario. Non la guardo e l'ultima vediamo cosa serve. Con la Lazio, simuliamo. Oh, pareggio. Oh, un po' di pareggi nel finale di stagione. Dove siamo in classifica? Allora, ragazzi, siamo ufficialmente in Europa League. Siamo a pari merito con Napoli, ma sopra il Napoli. Siamo a meno 4 dall'Inter, quindi non ha più valenza per andare in Champions. Andiamo in Europa League, meglio per il realismo, per anche l'intrattenimento. Andare subito in Champions sarebbe stato veramente un bagno di sangue. A questo punto non vale nulla per la classifica, lo facciamo per salutare chi parte. Gestione squadra. Daniele Ricci, 3,8 milioni di valore nella primavera, ingaggia. Mai visto una roba del genere. Andiamo a vederlo, sarà il classico spaghettino, vediamo. Dov'è che è Ricci? 68 già ora, cioè è arrivato era 68. Spaghetto totale, però neanche troppo. Io questo lo annerei CC, ci mette un po'. Iniziamo da COC. Coppa Italia l'ha vinta l'Inter col Milan 2-1. La Supercoppa europea, ok, la Supercoppa l'ha vinta il Napoli. La Champions c'è cioè la finale Tottenham Bayern Monaco. L'Europa League Napoli Inter. Conference League Liverpool Fenerbahce. Tutto d'accordo. E il mondiale? Ah, deve iniziare il mondiale. Quindi se l'Europa League vuol dire che sicuramente se vince il Napoli va anche il Napoli in Champions. E quindi noi comunque siamo a posto. Mamma mia, ragazzi. Immaginate arrivare quarti e poi non andavamo. D'Angelo vuole andare via. D'Angelo, 65? Cedi. Sarò severissimo. Carrasco, via. Moretti, dentro. Russo, dentro. De Luca, dentro. Allora, vediamo perché adesso abbiamo questo De Luca che potete vedere da speciale, lo mandiamo subito in prestito. Moretti, straordinario, subito in prestito. Russo, prestito. Qua gioca Martinelli, qua gioca Ferrari, voglio far giocare i giovani. Allora, Martinelli, Weghorst, Ferrari. In panchina metto Valentini, terzino destro Rossi, a sinistra Moretti, in difesa Bianchetti e Chiarodia. A centrocampo Bellemo, Rizzo e Florenzi. Però voglio Russo. No, Russo niente. Ah, Mannone, vero. Mannone no, scusate, Mannone faccio il cambio quello all'ultimo minuto. Russo lo voglio portare con me e basta. Allora, ragazzi, facendo così avremmo la squadra completamente di italiani, tranne Weghorst. L'obiettivo non dichiarato era
rendere veramente il Como con l'11 tutto italiano. Poi ovviamente abbiamo preso qualche giocatore come Grönbeck, Nemeth, Jackson, che ormai non venderei più, Evander, così è veramente fantastico. A meno che non vogliamo mettere anche Russo e Weghorst subentra per il saluto finale. Così facciamo anche la clip. Fiorentina-Como con un 11 su 11 totalmente italiano. Andiamo ad affrontare la Fiorentina, da provare ci sono Russo e Moretti che arrivano direttamente dalla primavera. Abbiamo Russo, Rizzo e Rossi per concludere anche la parte melodica della nostra lingua. E andiamo ad affrontare una Fiorentina che è formato europeo ma che in Europa non può più arrivarci. E vediamo se riusciremo a fare comunque una bella partita. Gioca! Gol 1-0 per la Fiorentina. Guardate la mia squadra dov'è. Vai Ferrari, vai tu da solo. Non si può fare niente, ragazzi. Il tiro. No! Russo, dai, è il tuo momento, che poi arriva Weghorst. No, se i filtranti non passano. Il tiro. Gol! Russo! Dalla primavera alla realizzazione di un sogno! 1-1! Grande, grande! Chi è che gli ha dato la palla? È un ragazzino anche lui, eh? È un ragazzino anche lui, ma sembra un uomo in mezzo agli altri ragazzi. Adesso invece è il momento più degli addii. Perché Weghorst lascia la nostra squadra, lascia il calcio, quello dei club, perché poi va avanti a giocare in nazionale. Mannone lo mettiamo alla fine se vogliamo ancora avere un minimo di decenza. Maldonado. No, aspettiamo. Dai, l'ultima zampata del leone. Eccolo! È incredibile questo scambio generazionale dentro Weghorst. Ferrari. Il tiro. No! No! Ma cazzo! Ma è come un mondiale dell'Olanda, sto Weghorst. È come un mondiale dell'Olanda. Bello, ma non arriva mai a completare il lavoro. Devo mettere da un lato Jackson e dall'altro Nemeth. Il tiro. Gol, Correa. 2-1. Ok, ultimo cambio che metto in coda, lo conoscete? È brutto. Però, cioè, nel senso, lo salutiamo, ma non è perché ero convinto che avrebbe annunciato il ritiro. Invece, a 92 anni, ha scelto di far estinguere, il contratto docilmente. Il cambio, ragazzi, è entrato Mannone. Rizzo, dalla bene. Gol! Chiaredia! Il flautista di Brema! Claredia! Chiaredia! Il flautista di Brema! Segna da calcio d'angolo! È pazzo, è pazzo, è matto! Un applauso, ragazzi! Chiudiamo la stagione, raggiungiamo l'Europa League col Como, qualcosa di straordinario. Infatti arrivano i complimenti per il nostro lavoro. Un ottimo pareggio contro una Fiorentina che era molto più forte. Un applauso a tutti i giovani, abbiamo giocato con 11 italiani, in gran parte primavera. Chiudiamo anche un capitolo legato ai vari Mannone, Weghorst, tutta gente con esperienza che veniva a dare una mano, ma ora è il momento di prendere il volo. Intervista dopo partita. Avanti, fermiamo tutto a fine mese. Aggiornamento, Maris, portami ora il nuovo Jonathan David, e sarebbe Hunter Green, il tuo nuovo Jonathan David. Cioè, ragazzi, guardate Fabio cosa dice. Grazie per avermi fatto giocare. E la risposta dovrebbe essere: non è colpa tua se abbiamo perso. Le vittorie arriveranno. Il Girona vuole Stefano Russo. Subito, eh? Prestito di un anno, va bene. Hunter Green. Vieni, Hunter. Vieni, ti faccio vedere una bellissima passeggiata che abbiamo qua fuori dal centro sportivo. Guarda qua, gli ulivi, gli abeti, eh? Guarda quanta fauna. Se prosegui dritto, a un certo punto c'è un vialetto che fa una piccola S. Dopo c'è un tasto. Se tu clicchi sul tasto, il cancelletto fa TRAC! Si apre, tu esci e guardi da fuori com'è. Ok, guardi da fuori e mi dici cosa ne pensi del centro sportivo da fuori. Quando hai avuto la tua idea, tu citofona e noi ti apriamo, ok? Vai! Abbiamo ottenuto a maggio ovviamente un ottimo budget, siamo a 35 milioni, budget che comunque verrà aggiornato anche all'inizio del prossimo mercato. Io direi che a questo punto noi possiamo
mettere ovviamente la formazione titolare, se no tutto sto periodo chi si allena? Topo Gigio? Il campionato qua viene vinto dalla Juve con 96 punti, seconda la Roma, terzo il Milan, quarta l'Inter, il Como arriva quinto, Napoli sesto a meno 1, Bologna settimo a meno 5, straordinaria stagione del Bologna, invece tracollo Lazio e Atalanta, bene il Verona che ha una squadra fortissima, Udinese, Monza, Fiorentina, tredicesima ma demoniaca si è affrontata e così anche il Sassuolo, e poi andiamo nella parte bassa dove retrocedono Venezia, Genoa e Parma, ahimè. Ahimè per queste tre squadre. Ora la Coppa Italia la sappiamo già, ha vinto l'Inter, la Champions League l'ha vinta il Bayern München, l'Europa League l'ha vinta l'Inter, quindi il Napoli non va in Champions perché perde l'Europa League, il Liverpool riesce a battere al pelo il Fenerbahce, Conference è tutto normale e il Mondiale non è ancora iniziato. Molto bene. La Samp, il Pisa e la vincitrice dei playoff va in A. Ora è il momento di andare a vedere dove stanno veramente i segreti del nostro successo europeo. Nico Jackson, Nicholas Jackson, 33 presenze, 18 gol, 9 assist. Giulio Ferrari, 20 anni, 31 presenze, 11 gol, 10 assist. Albert Grönbeck, 25 anni, 11 gol, 11 assist, 38 presenze. Juvara, 9 gol, 3 assist. Weghorst, 8 gol, 2 assist. Nemmio, 8 gol, 4 assist, Rizzo 5 gol, 9 assist, 19 anni, Evander 3 gol, 7 assist, da arrivato praticamente qualche mese fa, quindi bene, Ugrinic molto bene, 5 assist, e poi arrivano gli altri con Manuf che si toglie lo sfizio di fare 5 assist da terzino, è clamoroso questo ragazzo, abbiamo anche un gol di Chiarodi, ha fatto a mano da noi, Florenzi un gol, 2 assist, comunque un buon jolly, questi sono tutti i prestati che torneranno. Sarà un inferno.